Mister, allora abbiamo chiuso con botto, ci siamo divertiti, però insomma quante emozioni, forse alcune erano pure da evitare, però alla fine è meglio così, ma insomma è stata una degna conclusione di un'annata fino a questo momento splendida. Diversamente. Scusate, da evitare. Diciamo che la partita di oggi è stata un po' il fotogramma del nostro campionato, no? Perché anche oggi, no? con tutto il rispetto, abbiamo fatto pronti via 3-1 e abbiamo commesso una serie di errori rischiando di compromettere anche la partita, una serie di errori abbastanza banali. Poi però siamo sempre stati in partita, abbiamo forzato i ritmi, abbiamo dato tutto, abbiamo giocato sempre con equilibrio. È stato un po' il fotogramma del nostro campionato fino adesso. Se riusciamo a evitare queste cose è decisamente meglio, perché poi, se no poi le partite si mettono in salita. Ho avuto anch'io qualche timore, perché rischi poi nel giro di 7-8 minuti rischi di andare nella nevrosi. Invece siamo rimasti lucidi, con determinazione e forza caratteriale. Gradualmente qualcuno è salito anche di tono e poi la partita l'abbiamo vinta. Loro hanno avuto un atteggiamento, come posso dire, anche rischiando, perché si sono presi dei rischi, però tenevano sempre tre davanti, cercavano sempre di offenderci, di farci male. Alla fine non abbiamo concesso tantissimo. Però quelle situazioni figlie di disimpegni sbagliati, di letture strane, ci hanno condizionato, ed è chiaro che siamo stati bravi a non andare nella nevrosi, anche perché, e questo è un aspetto che mi fa molto piacere, oggi la gente sempre ci ha sostenuto. Questa è stata una chiave di volta importante. È ritornato questo afflato che so che può essere determinante. In quel momento lo stadio ha sostenuto i ragazzi, e questo ti fa dare quel qualcosa in più quando sei magari sotto sul piano mentale, sul piano morale. I ragazzi sono stati bravi a farlo, quindi alla fine prendiamoci questo terzo posto, perché comunque è meritato. Però la partita di stasera è stata un po' figlia di come siamo. Non è che noi abbiamo subito tantissimi gol, perché alla fine, a parte i tre gol di stasera, di oggi, però ogni tanto incappiamo in situazioni che dovremmo in realtà evitare. Sì, parliamo di cose positive. Oggi, appunto, lei diceva il terzo posto vi dà la possibilità anche di riposare un po' di più, forse c'era anche bisogno di questo, in considerazione del fatto che adesso arrivano le partite serie in cui questi errori magari non si possono fare più, no? Sì, cercheremo di lavorare sul piano mentale, sul piano della serenità, perché questo è poi è l'abitudine a un certo tipo di partite, no? Che sono da dentro o fuori, e ci dovremmo abituare in fretta, facendo cosa? Rimanendo sereni e tranquilli e poggiandoci sempre sui principi di squadra, che sono fondamentali. All'interno di quelle linee guida noi dobbiamo controllare le nostre emozioni, se qualcuno, ma poi di questo ne parleremo, insomma. Dal punto di vista fisico questo periodo ci dà la possibilità di far recuperare qualcuno che è un po' indietro dal punto di vista del lavoro, che ha avuto qualche problematica, mi auguro Statella, Caso, li vedremo, insomma, lo stesso Dursi che stasera è entrato, però complessivamente stiamo bene dal punto di vista fisico. Il problema riguarda soltanto alcuni che hanno avuto un lavoro, soprattutto nell'ultimo periodo, discontinuo. Fra poco rientrerà anche Canutè, mi auguro che possa stare bene. Insomma, questo periodo di sosta non è che riposeremo, alterneremo il giusto lavoro al giusto riposo. Mister, innanzitutto complimenti, perché oggi è l'ultimo giorno di campionato, il Catanzaro è arrivato terzo in classifica e non ce l'ha scritto da nessuna parte. Costruire è molto più difficile che distruggere. Dopo anni bui il Catanzaro è arrivato terzo, comunque. Quindi andare alla partita di oggi, credo che questo sia il primo dato. E poi forse paradossalmente è meglio che questa ultima vittoria sia arrivata così, perché si sono creati dei presupposti che in dei playoff forse potrebbero essere determinanti. Lo striscione diceva giù le mani da Oteri, oggi, come ieri, io dico
oggi più di ieri, nel senso che bisogna, non bisogna più parlare del passato, bisogna parlare di oggi ed è quello che ci aspetta, cioè una squadra tutta unita sotto la curva insieme al presidente, insieme al suo allenatore e con una città che finalmente sembra unita per fare un altro campionato, dopo un grandissimo campionato. E questo è, personalmente Auteri è un'arma, io sono un dipendente della società per cui lavoro, ho sempre agito così, quindi io sono un'arma nelle mani di chi poi alla fine ci dà la possibilità di lavorare. Che si sia creato, ricreato, questo è importante, veramente, credetemi, oggi lo percepivo anche prima della partita. Queste manifestazioni, continuo a dire, questo afflato, no? Questa simbiosi, che poi è sempre stata qui la forza, no? Perché anche negli anni felici, importanti, qui c'era veramente quell'attaccamento viscerale alla maglia, perché il contesto, così piccolo, in realtà calcistica importante, faceva sentire i calciatori dei protagonisti, e quindi non ci si limita soltanto ai doveri professionali, allo sviluppo della professione, ma c'è qualcosa che ti viene da dentro, ecco, questa passione e questo animo importante. Oggi l'ho visto pure prima della partita, me ne sono accorto, c'è stato un ambiente diverso, io ne sono felice. Poi io, la società, i ragazzi, la società ci dà le linee guida e da questo punto di vista voglio dire, veramente siamo messi nelle condizioni migliori per poter lavorare. Poi toccherà a noi fare cosa? Giocarci le partite attraverso il filo conduttore del gioco, che deve essere importante. Io dico che abbiamo delle qualità, però poi avremo tempo e modo per parlarne. Intanto abbiamo centrato un obiettivo che in alcuni momenti poteva anche essere migliore, però lo sapete anche voi, dai, non ci ha detto benissimo, al di là dei nostri demeriti che qualche volta abbiamo avuto, certamente, però quasi sempre questa squadra ha giocato un buon calcio, anche oggi è stata una bella partita, anche per merito del Trapani. Difficilmente si vedono partite di questo livello in Serie C. Poi magari abbiamo dovuto aspettare 12 minuti perché da altre parti si bucano le reti o si cercano tutti i mezzi e i mezzucci per alterare le regole invece etiche della sportività e di quello che deve essere il gioco del calcio, perché alla fine ma noi andiamo avanti per la nostra strada, perché poi alla fine sono convinto che chi lavora con senso del dovere, con onestà intellettuale, alla fine viene sempre ripagato. Una curiosità, sotto la curva della spinta, il cuore dei ragazzi che succede a uno sono stati secondo me fantastici, lo stadio o il presidente che è andato sempre a portare i suoi giocatori come figli? No, perché era l'ultima partita della stagione, di solito io sono uno molto schivo, ho sentito oggi per la prima volta un coro che mi riguardava, ma queste cose mi imbarazzano anche, ma lo dico veramente, perché era l'ultima partita ed era doveroso ringraziarli per quello che hanno fatto tutto l'anno, non l'ho fatto solo nei confronti della curva. Poi se voi ci avete fatto caso, ogni volta che finiscono le partite io vado subito dentro, però era l'ultima gara e poi mi auguro che ce ne siano almeno altre 8, di cui 4 in casa, perché questa è la nostra speranza. Il mister, buonasera, una curiosità più che altro tattica, lei ha cambiato modo, probabilmente ieri ce l'aveva anticipato, 4-3-3, un giudizio suo sul centrocampo in questa posizione di Berizzi in mezzo e Maita magari spostato sul centro-sinistra, girando sul centro-destra, più che altro una valutazione sua su Maita e Berizzi. Ma Berizzi è da parecchio tempo che sta facendo molto bene, Berizzi è un giocatore di spessore mentale, fisico e tecnico, un giocatore che ci può dare tanto perché è anche un giocatore abituato a un certo tipo di partite. Maita ha grandi qualità e deve imparare a essere più continuo ancora, perché lui veramente ha grandi qualità. Centrocampo a tre, se l'abbiamo fatto è perché sono complementari, perché poi oggi non avevamo tante altre scelte perché insomma gli esterni erano fuori, ma noi dobbiamo avere anche questa capacità di cambiare, ma non è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo fatto anche durante l'anno, durante le partite abbiamo variato, siamo messi in un altro modo. Bisogna avere tante facce che non sono soltanto quelle dei numeri 4, 3, 3 eccetera, ma la faccia deve essere quella del gioco, del filo conduttore. È stato un inizio shock, ma
Non c'era nessun disequilibrio tattico in campo, non abbiamo fatto fatica a calarci diciamo nel sistema di gioco, chiamiamolo così, è soltanto che abbiamo commesso degli errori gravi e che nel giro di poco tempo ci hanno penalizzato e ci hanno anche intimorito, perché poi non è neanche facile sul piano mentale, hai un solo risultato, ed è quello della vittoria, e dopo 15 minuti stai 1-3. Con anche delle situazioni che potevamo anche fare il 3-2 diverse volte, anche il 2-2, però loro concretizzavano, noi no. È stato un po' il film della nostra stagione, speriamo che ci sia, che si mantengano, ma di questo ne sono certo, le nostre positività che sono tante, ed eliminiamo alcune negatività che alla fine possono essere penalizzanti. Mister, due piccole cose, in ottica playoff. Il Catanzaro appunto arriva terzo, quindi molto probabilmente inizierà forse anche giocando con le squadre degli altri gironi. Che tipo di considerazioni vengono in mente, visto che insomma negli altri gironi magari si gioca un altro tipo di calcio, magari meno fisico però più tecnico? E poi le chiedo un piccolo giudizio, un pensiero sul ragazzino, su Cristiano che è entrato, insomma è una bella cosa il fatto che un ragazzo del vivaio riesca magari ad affacciarsi in prima squadra. È un ragazzino che si allena da 3 settimane con noi, un ragazzino educato, c'ha buone qualità, va bene a scuola, di questo mi sono informato, deve continuare a farlo, deve prendere questi 10 minuti in campo così come e continuare, continuare a occuparsi non soltanto del calcio, di tutti gli altri aspetti che sono quelli che ho detto prima, in cui è bravo, perché comunque è un ragazzino educato, e questo faccio i complimenti anche ai genitori. Da poco, insomma, qualche esperienza ce l'ho, da poco mi sono reso conto. Le altre partite, le altre squadre, guardate che le partite dei playoff, siccome si incontrano tutte squadre di livello, sono sempre partite molto equilibrate. Conterà chiaramente essere più bravi rispetto agli altri, imporre il proprio gioco, conterà non fare errori, proprio perché i margini sono molto ridotti, perché non c'è possibilità, anche se un conto è una partita secca e un conto sono le due gare. Noi partiremo da alcune condizioni di privilegio, ma adesso avremo tempo e modo per pensarci, vedremo anche chi ci toccherà affrontare, sviscereremo tutto, ma così come gli altri faranno con noi. Di certo abbiamo delle positività. L'ultima che si è aggiunta in ordine di tempo è quella relativa a questo afflato, che ho un enorme piacere che si è creato, perché è importante. Due cose, se arriveremo mai alla difesa a 4, e se poi, visto che è importante avere tutti, come lei spesso ha detto durante il periodo, dico una sciocchezza, dico che anche Pambianchi forse potrebbe tornare utile, perché ha un gesto tecnico che non c'è in rosa, cioè il cambio gioco di portiere dominante. Pan Bianchi è un mancino naturale, o a 4 o a 3 di mancini naturali, tranne quando è stato impiegato Nicoletti, in quel ruolo noi non ne abbiamo avuti. Pan Bianchi ha avuto un problema 7 mesi fa, la partita credo con la Vibonese, una delle prime. Pan Bianchi è un giocatore di spessore, un giocatore, adesso sta molto meglio fisicamente, la gamba risponde, questo avviene da 3 settimane, io li valuto sempre tutti, come no, Pan Bianchi è un giocatore importante, come lo sono tutti in questa rosa, ed è un'arma in più, perché poi lui è uno di grande temperamento, uno con forza caratteriale, ed è un giocatore comunque esperto. Bravo, per me è stato il migliore in campo, assolutamente, per giocare di destra e di sinistra come pochi in Serie C. Ti volevo chiedere come ti sei trovato in questa posizione, in questo centrocampo a 3 e non a 2 sul centro-destra, e soprattutto che valore ha avuto il tuo 2-3? Io sono molto contento che abbiamo fatto il nostro obiettivo, non è che Giuliano è andato migliore in campo, però per me è tutte le squadre, non è solo un giocatore, pure tifoseria che è venuto qua. Io mi trovo bene in questo ruolo, non è che è la prima volta che lo faccio, tante altre squadre già ho fatto questo ruolo, per me non è una sorpresa. Meno male che è andato bene la partita e, come ho detto, facciamo il nostro obiettivo. Partiamo dalla cosa più importante, visto proprio la partita che hai fatto e la stagione che hai fatto.
che hai, perché a fine partita ti toccavi la coscia, un risentimento, un affaticamento. Sei no, troppo importante per i playoff. No, non ha niente di serio. Io quando ho calciato d'angolo lì ho sentito un po' il fastidio, però non è serio, non è serio. È stato bello quando hai chiesto al pubblico di dargli una mano, no? E sì. Poi ha servito Cioliento e tanti altri giocatori. Sì, loro sono la nostra forza, aiuta noi. Sono contento per fare questo obiettivo, per tutte le squadre, per loro, che è importantissimo. Adesso recuperiamo per arrivare ai playoff bene. Non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che forse è stato meglio andare sotto 3-1. Vedere il 3-2 e poi quel tuo gol a rompere gli striscioni che c'è. Perché questo forse finalmente ha ricreato entusiasmo e fa da collante a squadra, società, tifosi, e possiamo fare i playoff. Certo, non sapremo come, se si vinceranno o meno, però sicuramente si fanno con lo spirito. Sì, questo sì, ripeto, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, che quello che era il terzo posto. Non era facile, perché giustamente siamo partiti con un modulo diverso e loro sono una squadra forte che tutti ben conosciamo. Siamo andati sotto e ci abbiamo messo il carattere e la voglia di raggiungere l'obiettivo, che è quello che ci deve unire a tutti quanti. Devo dire a noi, con i tifosi, con la città, con voi giornalisti, tutti quanti bisogna andare insieme, perché è una cosa bella per tutti. Se noi dovessimo andare in B, è bello per tutti, perché è da tanti anni che questa città non ha quello che merita, cioè che la piazza superiore, la categoria superiore, scusate. Quindi tutti insieme, veramente, tutti insieme, questo deve essere il nostro motto. Ma non per dire, tanto per dire, deve essere veramente tutti insieme, tutti. Poco fa hai detto che in quel tiro c'è tutto un'annata. Eh sì, tutti i sacrifici, perché giustamente non... voi giudicate la domenica, però noi ci alleniamo tutte le settimane dal 15 di luglio. Abbiamo fatto ritiro, abbiamo passato tanti momenti belli e anche tanti momenti brutti. Adesso, ripeto, la cosa più importante è recuperare tutti gli infortunati, e ripartire da mercoledì, quando è che ci rincontreremo tutti quanti insieme, e andare tutti verso una direzione, che è quella di giocarci ogni partita al massimo. Dicevi che in quel tiro c'era tutta l'annata, allora diciamo che anche in questa partita c'è un po' tutta l'annata del Catanzaro. Sì, noi lo sapevamo benissimo, infatti quella partenza un po' così ci ha messo un po' anche di paura e ci ha fatto tirare fuori quello che avevamo tutti dentro. Era la voglia di dare una gioia al presidente, a tifosi, a giornalisti, a tutti quanti. Perché comunque sia arrivare terzi in un campionato non è mai facile. Anche il fatto che magari durante la stagione spesso e volentieri, no, è stato rimproverato che questa squadra quando andava sotto non sapeva recuperare, che questa squadra aveva questo problema mentale, questo calo. Oggi avete risposto alla grande. Sì, sì. No, l'importante è che... Ripeto, non era facile assolutamente, anche perché loro ci venivano a prendere benissimo, è una squadra organizzata, una squadra forte, quindi è una gran vittoria, una gran rimonta, voluta e conquistata da tutti. Poi ci tenevo a dire che il gol lo dedico alla mia compagna, che è sempre con me e mi sopporta dal primo giorno di ritiro fino adesso. Quindi, ripeto, non è facile per noi, perché anche le nostre compagne ci stanno vicine e tutti. Quindi bisogna veramente tirare fuori tutto quello che abbiamo, tutti quanti insieme, e andarcela a giocare contro chiunque. Spesso e volentieri la tua compagna ti segue anche al campo di Giovina all'allenamento. No, Giovina no. Comunque ripeto, a parte gli scherzi, l'importante è che veramente abbiamo raggiunto questo obiettivo importante per tutti. E adesso recupereremo gli infortunati. Perché il livello... E Eugenio, sempre insieme, sì. E niente, ci prendiamo queste due settimane per riposare, per ricaricare un po' le batterie, e abbiamo bisogno del nostro pubblico, della nostra gente, quindi penso a me, non c'è bisogno neanche di dirlo. Quando giocheremo in casa gli deve essere lo stadio pieno, perché ci devono spingere come hanno fatto oggi e ci devono dare una mano, perché dobbiamo portare in alto veramente questa società che merita tanto.
È un gran tiro e questo lo sappiamo, ha sperato pure il secondo gol. No, più che altro ti volevo chiedere nella posizione in campo, come ti sei trovato, perché nel 4-3-3 mi aspettavo di trovarti in cabina di regia, invece sei stato spostato. No, ma il mister mi ha sempre messo mezzala o destra o sinistra, perché diciamo preferisce Galletto davanti alla difesa, che è uno che non fa passare manco l'aria, perché magari io difensivamente parlando non sono così tanto pronto per affrontare quello che lui vuole. Poi mi trovo bene anche mezz'ala, per me non è un problema, l'importante è che riesco a dare una mano ai miei compagni e che portiamo a casa i 3 punti. Questo era l'importante oggi, anche con un modulo diverso, sapevamo tutte le difficoltà che avevamo, che abbiamo tanta gente fuori, però ripeto, l'importante adesso è che recuperiamo tutti, ci mettiamo tutto alle spalle, quello che è stato, e questo è un altro mini campionato. Complimenti per il 3° posto, però forse oggi la cosa più importante è questa: il mister ha parlato da mister, il presidente ha parlato da presidente e il capitano ha parlato da capitano. Perché ci dobbiamo unire tutti quanti ed è giusto che ognuno abbia il suo ruolo. Quindi io ci ho messo sempre la faccia anche nei momenti, diciamo, un po' così e così, che, perché è normale che da tanto tempo che sto qua e conosco un pochettino l'ambiente, so cosa significa non quando le cose non vanno per il verso giusto, e non è facile. Quindi diciamo che siamo usciti alla grande, perché mi ricordo che abbiamo fatto i play-out, abbiamo passato momenti veramente brutti, quindi per me questo 3° posto è veramente qualcosa di bello. Presidente, vorrei farle i complimenti non per la stagione, perché è comunque ottima, è riuscito a portare il Catanzaro ad un campionato diverso dopo, ma vorrei farle i complimenti perché secondo me lei è stato il tassello che in questo ultimo periodo ha rimesso insieme squadra, allenatore, società e tifosi. Mi dica se sbaglio o se dico una cosa vera, e cosa si aspetta quindi da adesso da tutte queste componenti fino ai play-off. Ma no, non è che si tratta di aver messo insieme, perché stavano già bene insieme sia la squadra, sia il direttore sportivo, sia l'allenatore, sia la società. È chiaro che ci sono momenti durante l'anno che magari di appannaggio, di una situazione dove se non vengono i risultati magari scatto un pochettino di amarezza, di arrabbiatura, ma è fisiologico, ci sta in tutte le squadre. Ci sta negli uomini in genere, no? Cioè, però credo che ho sentito tante parole, io credo che sono tutte parole inesistenti, cioè perché c'è un bel gruppo, non c'è nessuna divisione pro allenatore, pro direttore sportivo, lo dico in maniera pubblica perché non esiste, il direttore sportivo è una persona eccezionale, è una persona che ha tutta la mia stima, così come l'allenatore, per cui non ho... La squadra è composta da persone, da ragazzi molto molto seri, che sono attaccatissimi alla società, sono qualcuno mi chiama papà, insomma, cioè, per cui io sono felice di questa cosa perché sono veramente dei ragazzi eccezionali. Il mister non sta a me dirlo, così come il direttore sportivo, che è una persona veramente veramente in gamba, e d'altronde la squadra è stata costruita anche dal direttore sportivo, abbiamo lanciato tantissime persone, tantissimi ragazzi che magari nel panorama calcistico della Serie C non erano rinomati, magari la piazza voleva tante persone rinomate, se tiriamo ora le somme, guardiamo la classifica dei cannonieri e noi ci troviamo Dursi, che è un ragazzo nostro per 3 anni, che credo che sia 14-15 gol, non so esattamente quanti ne ha fatti, mentre tanti nomi rinomati che la piazza voleva, credo che siano, dirò lunga, molto molto più giù. Quindi credo che non c'è stato nessun problema, se non un minimo di amarezza, perché i risultati, pur giocando benino, bene, i risultati non venivano. Ed è fisiologico che ci sia stato un calo, ecco, questo credo che l'hanno passato tutte le squadre. Chi ha retto di più, chi ha retto di meno, abbiamo visto anche il Catania, che è una signora squadra, insomma, data per vincente all'inizio del campionato, oggi ha pareggiato con Rieti, insomma, è attraversata anche lei un calo, diciamo, fisiologico, e ha nell'organico dei giocatori che hanno militato anche in Serie B, quindi
No, no, io sono veramente felice, stasera sono voluto venire perché è finito il campionato. Sono stato contento, diciamo, del pubblico durante tutto l'anno, anche queste diatribe, pubblico sì, pubblico no, guarda, insomma la società da questo punto di vista è contenta perché, come ho detto, se vi ricordate all'inizio dell'anno scorso, ho sempre detto che noi esprimiamo uno spettacolo ed è chiaro che la gente che viene, viene per vedersi uno spettacolo, se lo spettacolo è piacevole ne vengono di più, se non vengono, ma quelli che vengono noi li dobbiamo sempre ringraziare, questo ho sempre detto. Le parole che magari sono state dette sia dal direttore sportivo che dal mister nelle conferenze stampa della settimana scorsa erano più per incitare che siano 2.000, che siano 1.000, che siano 3.000, che siano 4.000, e i calciatori, avete sentito prima Giuliano Alvaro, cioè, hanno bisogno anche di 100, però che 100 gli stiano vicino gridando, insomma, e sostenendoli, quindi nelle battaglie. Oggi è finito il campionato, siamo finiti terzi, forse potevamo, diciamo, non guardiamo indietro perché ormai non serve, guardiamo avanti, ora inizia la vera lotta. Da domani in poi inizia la vera lotta e quindi io chiedo, sono venuto in conferenza stampa appositamente, chiedo il sostegno di tutti, ma il sostegno, ribadisco, cioè un sostegno caloroso perché i ragazzi hanno bisogno di sentire il pubblico. Io ho visto tre nostri calciatori che piangevano in campo stasera, quindi questo significa che sono attaccati alla maglia come tutti, non solo tre. I tre forse erano quelli che caratterialmente sono più emotivi, ma c'è un gruppo bellissimo e quindi non distruggiamolo con polemiche inesistenti. Io sono sereno come presidente della società, siamo sereni perché non c'è. È chiaro che poi ci possono essere anche visioni diverse, magari oggi non so chi di voi ha fatto la domanda della difesa a 4. È una visione, ma la dialettica ci sta, insomma, credo che sia normale in tutte le famiglie, insomma, quindi è così. Presidente, mi unisco ai complimenti del mio collega. Lei ad agosto, ricordo bene, ha fatto una conferenza stampa e diceva: noi ce la vogliamo giocare con il Catania, abbiamo addirittura 2 punti in più del Catania. Il campionato forse l'ha vinto meritatamente con la Juve Stabia. Il pubblico alla fine ha chiuso con un coro che non si sentiva da aprile 2004, Serie B, Serie B. Come risponde? Serie B, è chiaro che io voglio andare in Serie B, mi pare ovvio, da questo punto di vista ce la giocheremo fino alla fine, insomma, incontreremo squadre anche molto importanti, si tratta anche di come ci si arriva psicologicamente, dal punto di vista fisico ora. Credo che tra martedì e mercoledì Canutè dovrebbe rientrare alla ripresa degli allenamenti, quindi siamo completi. Casoli forse non è quell'incidente di cui ci si era un po' preoccupata all'inizio, ma sicuramente non giocherà le prime partite, però può darsi che anche nei playoff ci sarà d'aiuto, quindi se riprenderanno fiato, perché poi, come ben vedete, il gioco del mister è un gioco dove c'è un forte dispendio di energie, quindi è normale che ci si possa aiutare. Noi siamo fiduciosi, insomma, è chiaro che serve l'aiuto del pubblico, io sono voluto andare sotto la curva a ringraziarli perché, insomma, hanno sostenuto la squadra anche quando stavamo perdendo 3-1, quindi questo è molto importante, guarda, è molto importante. Cadenzare è stato per la prima volta sul podio al termine della stagione regolare. C'è che dire, un ottimo risultato. Può essere tutto questo l'incitamento per quello che ci si aspetta, perché oggi c'è un campionato fatto, lo sappiamo. Però se il Cadenzare ci arriva con questa paura anche di quest'ultima partita, quando sul 3-1 di Paolo di quel risultato, dovrebbe esserci un bel risultato. Ma oggi, ragazzi, noi io ieri ho fatto il ritiro con loro, insomma, sono stato sia ieri sia la partita precedente con la Viterbese. Ieri questo ho detto ai ragazzi, questa per me era una partita da playoff,
perché ci permetteva già di scavalcare, diciamo, quasi un turno, quindi loro erano consapevoli, erano molto concentrati. È chiaro che oggi hanno prevalso, a mio avviso, anche delle motivazioni maggiori che noi avevamo rispetto al Trapani, che è sempre una signora squadra, insomma. I primi, credo che il secondo e il terzo gol siano stati anche un po' avvantaggiati dal vento, c'è stato un po' qualcosa che ha deviato una traiettoria, un po' messo in difficoltà la nostra difesa, però abbiamo reagito molto bene. Credo che forse non era mai capitato di ribaltare il risultato, quindi questo ci permette di guardare con... No, no. Anche i ragazzi prendono coscienza che insomma, un risultato, pur un 3-1, si può ribaltare. Io già mi accontentavo del 4-3, siamo arrivati a 6-3, quindi insomma hanno dato il massimo. Va bene.